Quest'anno ad Amart presenteremo 6 quadri ad intarsio di Luigi Mascaroni. Luigi Mascaroni è un artista, un intarsiatore che realizza principalmente quadri pittorici, quadri ad intarsio, attivo nella prima metà dell'Ottocento. È noto agli studi per una serie di opere, principalmente quadri ad intarsio. Due sono delle derivate da delle stampe di Londonio pubblicate da Giuseppe Beretti e sono molto simili a quelli che presenteremo noi, mentre un'opera senz'altro più importante è un'opera pubblica presente alla chiesa di Santo Bartolomeo e Stefano a Bergamo. Quest'opera è derivata da un disegno di Diotti del 1833 che raffigura la predicazione di Gesù ai fanciulli. Trasportata appunto ad intarsio, è ora presente davanti al coro della chiesa e porta le incisioni di Diotti in venta e Luigi Mascaroni fecit. È un autore abbastanza noto, è stato oggetto di una nostra pubblicazione di qualche anno fa. Sappiamo che fondamentalmente è presente e attivo nella prima metà dell'Ottocento perché abbiamo quella data sine qua non dell'opera di Bergamo e abbiamo anche un tavolino documentato, perché visto personalmente in una collezione privata, dove ci sono degli intarsi, dei pannelli intarsiati all'interno del tavolino che lui firma e data 1843. Quindi sappiamo che almeno a quella data lui è ancora attivo. È nostra opinione ritenere che lui fondamentalmente lavorasse nella realizzazione di questi intarsi figurativi per dei pannelli appunto singoli, come se fossero dei quadri, oppure da inserire da parte di altri ebenisti all'interno di mobili più complessi. Non esistono opere autografi sue oggi note come mobili, mentre abbiamo un altro ebanista che è Antonio Mascaroni che realizza arredi e mobili e che è noto agli studi per realizzare cassettoni, c'è un suo famoso segretario in collezione a Genova, il quale riporta all'interno dei suoi mobili delle raffigurazioni, dei rosoni, delle riserve con delle scene figurative meno belle e meno dettagliate di quelle di Luigi Mascaroni, però della stessa tipologia. Le ipotesi più probabili sono che Antonio sia il padre o uno zio piuttosto che un fratello maggiore, mentre più giovane senz'altro Luigi, che è quello che noi presentiamo ed esponiamo. Un'altra ipotesi è che ci sia una collaborazione fra i due e mentre Antonio si occupi della parte lignea, Luigi realizzi le parti di queste riserve intarsiate a figura. Quello che sappiamo con certo è che i nostri pannelli, come anche i pannelli raffiguranti le opere del Londonio, sono probabilmente di una produzione più giovanile, un pochino precedente, perché le tecniche utilizzate, ma soprattutto i legni scelti, sono caratteristici di un'epoca un po' più antica della metà dell'Ottocento, quindi probabilmente i primi decenni dell'Ottocento. Le 6 opere che presentiamo in mostra raffigurano 6 divinità classiche sul loro carro trainato dall'animale simbolico che le rappresenta e raffigura. Luigi Mascheroni prende l'idea e la trasporta da delle stampe che probabilmente ha trovato sul mercato in quegli anni e che ha utilizzato, che sono delle stampe del Tofanelli, che riporta delle idee di Raffaello da Sanzio trasportate in stampa per il pubblico e per il mondo dell'epoca degli inizi dell'Ottocento. Tanto vero che sulle cornici Luigi Mascaroni firma da una parte Luigi Mascaroni, che è lui l'autore, e dall'altra Raffaello Sanzio per omaggiare l'ideatore di questi disegni che lui semplicemente copia e traspone ad intarsio ligneo. I materiali utilizzati da Luigi Mascaroni sono quelli tipici dei primi decenni dell'Ottocento, quelli di moda in quell'epoca. Prevalgono il palissandro, il bois de violette, i fondi di acero chiaro che fanno da contrasto. Poi per le figure, per la parte figurativa, vengono utilizzate diverse essenze per creare quei giochi pittorici di chiari e scuri. All'interno dell'opera poi vengono inseriti, come di uso suo, come già raccontato, delle parti di intarsio in osso e madreperla. Queste parti anche in parte dipinte e poi tutto lavorato con un bulino, l'incisione come se fosse una stampa, per dare quel tratto pittorico di ombreggiatura che dà una dimensione di tridimensionalità all'opera che stiamo osservando. Vi invitiamo a venire a vedere dal vivo meglio queste opere, sia in mostra dal 6 al 10 novembre, oppure se preferite più tardi, presso di noi su appuntamento nella nostra galleria. Vi ringrazio dell'ascolto.